diamo il benvenuto a tutti quelli che vorranno essere in nostra compagnia per seguire questa intervista per Allmusic Italia, questa video intervista con un artista ormai da 25 anni sulle scene, un artista che ogni tanto scappa via, poi riappare e riappare sempre con dei progetti interessanti, con delle nuove cose da dire. È l'occasione per incontrare Silvia Salemi e l'uscita di questo bellissimo, permettetemi di dirlo, poi ce lo spiegherà lei, però io veramente l'ho trovata una canzone piena, una canzone di quelle che danno proprio soddisfazione alle orecchie, al cuore, alla testa, di chi poi vuole anche pensare mentre ascolta qualche cosa che si titola I sogni nelle tasche e che appunto segna il ritorno sulle scene un'altra volta di Silvia Salemi. Ciao e benvenuta su Music Italia, Silvia. Ciao Fabio, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo. Innanzitutto grazie di avermi invitata in questo contesto dove la musica l'ha sempre fatta da padrone. Io ci tengo a sottolineare da esterna questa cosa perché non la puoi dire tu, ovviamente, ma Certo. io la posso dire. Io ho grande stima per questo contenitore così blasonato perché veramente vi occupate di noi. Veramente vi occupate della musica a 360 gradi, come è giusto che sia, perché la musica, come dire, lo raccontava bene Bennato, sono solo canzonette, ma sono tutte solo canzonette, quindi non ci sono le canzoni nobili e le canzoni meno nobili. Sai, adesso si fa un gran casino nel dire la musica di adesso, la trap dei ragazzi un po' quasi così, no? Buttandola via e la musica cantautorale. Sono due cifre diverse, due mondi diversi, due dignità pari, assolutamente pari, però che raccontano con linguaggi diversi la stessa cosa che è la musica. La musica E di grazie tutti, ce n'è quindi di una averti per tutti. invitata. Dicevo, la Com'è? musica è di tutti e ce n'è una per tutti. Ce n'è una per tutti. E adesso non voglio, diciamo, fare lezioni a nessuno, però ecco, la musica è nobile già di per sé come arte. Poi ognuna si sceglie, ognuno di noi sceglie se ascoltare la techno, il jazz, la classica, la musica folk, ma insomma la musica sono tutte note, sono tutte emozioni, quindi non possiamo fare, diciamo, una distinzione di nobiltà, di livelli. Diciamo, ci sono vari mondi, ecco, questo sì, vari mondi. Senti Silvia, cominciamo questa chiacchierata riguardo proprio a questa nuova canzone che ti vede collaborare alla scrittura con vari autori, ma in particolare chiaramente colpisce un nome altisonante che c'è insomma tra le firme di questa canzone, che è Marco Masini. Suppongo sia una persona che tu conosci da svariatissimi anni. Sì, beh, Marco è sulla scena da tanti anni, è un grande autore, è una grande penna, è un musicista, è una persona che scrive spettacoli, sa suonare, sa performare sul palco, quindi in questa veste a me ha, diciamo, mi ha molto onorato la sua presenza in questa canzone perché Marco scrive. Marco scrive, Marco emoziona e quindi riconoscerete certamente la sua zampata in questa canzone. Lui scrive per l'appunto le canzoni, cioè quelle cose che ascoltandole hanno dentro un lirismo, una poesia, un racconto che poi torna nelle orecchie, no? Che si ripete e che ti racconta anche qualcosa, già che ci siamo. Quindi, che ci siamo. Quindi devo dire che è stato molto bello lavorare con lui. E avere messo insieme questo gruppo di autori, tra cui c'è Barbara Montecucco, c'è Valerio Carboni, un autore che adesso sta veramente tirando fuori dei gioielli musicali, c'è anche Marco Rettani che già ci ha abituato alla sua presenza, alla sua penna. Ma diciamo fondamentalmente c'è un desiderio di alleggerire queste tasche che sono piene di zavorre, piene di pensieri, piene di scontrini, carte, cose inutili a volte. Ci sono pochi sogni, perché ce l'hanno un po' strappati i sogni. Allora io ce li ho voluti rimettere dentro perché niente è impossibile, come dice la canzone, perché se hai dei sogni nelle tasche hai sempre un domani, hai sempre un futuro su cui rilanciare. La canzone dice anche un'altra cosa, però Silvia, importante secondo me, un messaggio che passa veramente importantissimo nel testo, che è quello di imparare a volersi bene, imparare anche ad amarsi, no? Quando ti sei detta devo amarmi. Silvia Salemi, quando si è detta che deve amarsi?
È una bella domanda Ti metto e sotto torchio, sappi. profonda, caro fiume. Sei un fiume in Eh sì. piena, te l'hanno già detto tutti, sicuramente sì. Eh sì. Guarda, me lo dico tutti i giorni e tutti i giorni non c'è il tempo, praticamente. Allora, o cioè, scelgo persone che mi amano, allora dico, amatemi voi che non ho il tempo, capito? Non mi rimane tempo per amarmi. Però invece secondo me è molto bello quello che mi chiedi e la suggestione che andrebbe così restituita. Cioè dovremmo pensare che amarci non è una forma di egoismo, ma una forma di rispetto della prima vita che ci viene data, che è la nostra. E poi tutte le vite subito dopo la nostra, quindi gli amici, i figli, le persone prossime, le persone meno prossime. Come facciamo ad amare gli altri se per primi non amiamo noi stessi? Non ti vediamo più di nuovo. Non Eccoli so, qua. Ogni eccomi. Come tanto mi sparisci. e diciamo gli altri se non amiamo noi stessi. Quindi dobbiamo avere Sì. sempre dei sogni nelle tasche molto, molto grandi, grandi come nuvole, e dobbiamo sempre avere molto bene presente che la nostra presenza, la nostra vita su questa terra la dobbiamo rendere meravigliosa, altrimenti è inutile. Senti, c'è una frase che mi sono scritto, come vedi, io non, come sempre vado a braccio in base a quello che mi dici tu, però c'è una frase che mi sono scritto perché dal testo volevo proprio che tu mi specificassi questo. Il mondo va oltre quello che vedi. Dove va il mondo che vede Silvia? Oltre quello che vede Silvia. Va nella vita delle mie figlie, va in quello che vorrei creare per loro, sto vivendo per loro, sto qui per loro, quindi non c'è solo il mondo mio ormai, ma c'è anche quello delle mie figlie, ma poi c'è il mondo al di fuori dei miei desiderata, dei miei sogni, e quindi tutte le persone che fanno parte di questo universo, no? Anche quelle che non sono vicine a me. Quindi dobbiamo sempre molto tenere ben presente che l'altro ha delle necessità, che l'altro esiste. Quindi il mondo, tutto quello che è fuori da me, da questa, diciamo, propriocezione del mio spazio, è già l'altro. E quindi, come dire, il rispetto dell'altro inizia subito dove io non posso già toccare con le braccia, già lì devo pensare che c'è qualcun altro. Per esempio, a me questo distanziamento sociale mi ha fatto molto riflettere, no? Perché evidentemente abbiamo provato a stare vicini, ma poi ci siamo impigriti, ma poi ci siamo chiusi, ma poi ci siamo resi sentiti più soli. Abbiamo cercato nella musica, nell'arte, nel cinema il riavvicinamento. Quindi ecco. Quanto è piccolo in un secondo il nostro mondo, quanto è inutile il nostro mondo senza l'altro, no? Quindi il nostro Certo. mondo non è solo nostro, ma è allargato agli altri. Senti Silvia, tu sei prevalentemente cantautrice, sin da quando eri proprio ragazzina, le famose prime canzoni da A casa di Luca, anche quelle prima, c'era anche la tua mano dentro nella scrittura, insieme ricordiamo la Giampiero Artigiani, che è stato un grandissimo autore ed anche grandissimo Interprete. partecipe della tua carriera. E, Come è la prima volta che in un pezzo tuo entra un nome importante. Abbiamo citato prima Marco Masini. Come mai in tanti anni di carriera, abbiamo detto quasi 25 anni, non c'è mai stato un autore, insomma, qualcuno con cui hai collaborato, che potesse mettere, insomma, anche mano alla tua discografia, alle tue canzoni? ma sicuramente perché io scrivo nel bagno. Si svelano gli altarini su Music Italia. È impossibile che altri autori siano nel mio momento privato, e tu mi capisci molto bene, caro fiume. Capisco, Sia il capisco. momento ad essere, diciamo, creativi, perché la famosa carta igienica non è solo una carta igienica, è proprio un foglio bianco dove io scrivo e appunto. Appunti. Adesso quella non esiste più, c'è il telefonino, uno sta in bagno, se viene Eh sì. l'appunto, lo appunta subito. Ma adesso, a parte le battute, io sono una che scrive veramente in solitario. E spesso la cosa mia, il mio problema, perché a volte l'ho vissuto come un problema, è che mi viene fuori tutta la canzone dall'inizio alla fine. Ah, e nella mia testa, perché sono pazza,
ma pazza proprio. Mi suona tutto, io mi sento già come suona la batteria, mi sento già come suona il basso, mi immagino già gli archi, le risposte che danno, i controcanti, ho tutta una sezione orchestrale nel cervello, sempre per i farmaci che prendo di depazia. Confermo, ragazzi, confermo, Allora niente, sarà per questo. Invece in questo momento di Covid, questa solitudine, io sono scappata da questa solitudine, quindi mi sono aperta, evidentemente ho guardato oltre e non ho più voluto scrivere da sola. E sarà per questo, insomma, è una mia, un mio limite proprio di spazio logistico, non per altro. Ma secondo te oggi ha ancora senso pensare come sta messa la musica oggi? No? La commentavamo prima, è anche una musica molto spostata verso l'ascolto singolo, il brano. Infatti non a caso comunque tu sei uscita in quest'anno con due singoli a Sì. distanza di qualche mese l'uno dall'altro, Chagall e appunto I sogni nelle tasche. E ha ancora senso secondo te oggi lavorare ad un album? Bah, secondo me ha senso se hai delle cose da dire, ha senso se hai una visione del tuo lavoro. Io in questo momento la visione non ce l'ho perché so la musica che mi piace fare, so quello che mi piace dire, ma lo so, come dire, hic et nunc, cioè qui e ora. Qui ora c'è questa canzone, bene, facciamola. Non c'è più l'idea di fermarsi finché non hai tutte le 10 canzoni che ti convincono, perché è un concetto non vecchio, per carità, si fa, l'album si fa e si deve fare, è una cosa che diciamo dà anche sostanza a un lavoro. Però vale anche il concetto dell'espressione del momento, perché se aspetti di avere davvero il prodotto finito, buono, magari esci dopo 2 anni. Il prodotto, abbiamo imparato, ti invecchia tra le mani, perché è talmente tutto veloce che un suono di adesso, un tom messo in quel modo adesso, magari fra 2 anni è già vecchio, già visto, già fatto, perché tutti pubblicano. Allora dobbiamo anche renderci conto che non è come una volta, che un artista si chiudeva nel suo eremo 3 anni, pensava, ragionava, produceva un pensiero e poi lo metteva fuori, poi stava di nuovo fuori 4 anni. E poi magari io nel frattempo faccio radio, faccio teatro, faccio libri e quindi mi riempio di nuove idee, dico fermi tutti, ho bisogno di fare un singolo, voglio fare una canzone. Quindi in questo io mi sento molto onesta con il mio pubblico, cioè non pubblico mai quando lo devo fare perché lo devo fare, pubblico quando mi sento di farlo e quindi in questo penso che ci sia l'onestà del messaggio. Sei una che, per esempio, quando ha avuto modo di lavorare ad un album, produceva molti scarti, nel senso per scegliere quelle 10 canzoni, che poi 11, che poi finivano dentro il disco, quante ne restavano fuori? Allora, ecco, quelle sono le canzoni nel cassetto. Io ho pubblicato un romanzo che si chiama Ciao, La voce nel cassetto, poi è diventato I sogni nelle tasche e poi sono tornate le canzoni nel cassetto. Un artista fa sempre, no? Delle cose chiuse lì dentro che aspettano di essere pubblicate e tutte le volte che devi fare una cernita è un problema perché... Perché ti sembra sempre di mettere fuori la canzone in un modo che però poteva uscire anche quella, però potevi fare anche quell'altra, però che peccato. E allora questo cassetto è pieno anche di qualche rimpiantino, è pieno di qualche riflessione. Sono cassetti che nascondono tanto, non sono mai cassetti banali dove ci sta, non so, il foglio piuttosto che la matita e basta. Ci stanno tante cose. Per questo bisogna tenerle come dei gioielli, tanto il momento di pubblicarle arriva sempre. Facciamo un gioco, Silvia. Io in questa intervista ho volutamente deciso di non chiederti quello che ti chiedono in ogni intervista tua che magari leggo, che riguarda Sanremo, quando l'hai Okay. fatto, quando non l'hai fatto, perché non l'hai fatto. Non ne parliamo proprio in questa intervista, parliamo invece di talent. Allora io ti faccio un gioco. Dai. Silvia, insegnante di amici, ok? Professoressa di canto ad amici. Che cosa... Sta vecchia. Dai, quando mai? Che cosa... Sarebbe la prerogativa del tuo insegnamento. Allora, la prerogativa del mio insegnamento sarebbe l'umiltà. Bella risposta. Direi a tutti i ragazzi o di essere umili o di fingersi umili, ma basta che siano umili. Perché allora, se non sei umile non riesci a imparare, perché pensi di sapere. E allora, come diceva quel filosofo lì, quel piccolissimo filosofino, che diceva il miglior saggio è colui che sa di non sapere, ve lo ricordate? Un certo Eh Socrate? sì, vagamente. E quindi prima cosa quella.
L'umiltà. Se non ce l'avete dentro, fingete di averla, perché il vostro interlocutore, che ha fatto di solito molta più strada di voi, se vede che voi siete tutti sicuri di voi, spacco il mondo, namo, famo, dimo, mi massacra. Quindi fingete. Alla peggio, Ok. fingetevi morti. Non vi preoccupate. Cambiamo talent. Silvia sulle poltrone di The Voice. Cosa ti deve arrivare dalle voci che ascolti per cominciarti a schiacciare il pulsante a girarti? Guarda, lo disse un discografico di una mia collega a Sanremo, di cui non farò il nome per eleganza, ma non sto dicendo una cosa brutta, non lo faccio comunque, perché lei potrebbe non riconoscersi in questo apprezzamento carino che sto facendo verso di lei. Ma insomma, questo discografico che avevamo in comune, e disse: ma lei c'ha la lacrima. Ecco, i ragazzi dovrebbero avere qui la lacrima, cioè non averla solo nell'animo, nel modo di porsi, ma proprio in gola, far sentire il pathos, la forza, la poesia che si portano dentro, e anche la fame. Guarda che ti dico, anche la fame. Una fame che non è necessariamente una fame del corpo, anzi, ma è una fame della volontà, come dice il grande Steve Jobs, no? Siate folli. Silvia, coach di X Factor, che tipo di musica assegneresti ai ragazzi? Cioè, seguiresti il percorso che secondo te vogliono fare i ragazzi o proveresti a dare loro un'impronta? Qualcosa di più tuo. No, seguirei le loro inclinazioni, le loro attitudini, perché tanto tu puoi deviare il fiume quanto vuoi, ma il fiume, come impariamo nel nostro sistema paese, che ha un problema idrico, idrogeologico importante, alla fine tu il fiume lo tappi, ma quello si trova le strade per riuscire. Quindi bisogna seguire le inclinazioni dei ragazzi, massimizzarle, galvanizzarli a fare sempre meglio, inseguendo i loro sogni nelle tasche. Bello, bello, bello. Questa canzone vedi che c'entra sempre in qualche modo? E mi sembra anche la miglior promozione possibile. Vero, Senti, Silvia, della tua discografia, il tuo disco a cui tu sei più legata, sinceramente però, non ci pensare neanche tanto, il disco a cui sei più legata qual è? il primo, Il primo, guarda, quello il prima di primo Caotica addirittura. venduto in assoluto di meno, perché io ero veramente una cresciuta giovane, ma io penso che ci abbiamo speso tantissimo tempo, tantissimo in senso finanziario. E c'erano le migliori firme della musica, parlando di suonato. Parliamo del 96, 95-96, quando la roba si suonava tutta, non c'era nulla di elettronico e i turni studio duravano per un cantato anche 3 giorni per fare una canzone. Adesso bastano 3 ore quasi, no? E quindi avere, adesso non ti faccio nomi di uno per non fare torto a chi non nomino, però veramente i migliori musicisti dell'epoca. E quel disco adesso tu lo metti e continua a suonare, al di là che la canzone piaccia o meno, una persona che ascolta musica, sente quel disco, dice: A, è suonato, B, è suonato bene. Poi ci sono stati i migliori, da Biancani, a Bologna, dove Phonoprint, dove hanno mixato tutti, diciamo da Vasco Rossi, i più grandi sono stati lì, da Biancani. E quindi quel suono è irripetibile. Non c'è Los Angeles, non c'è oltreoceano che tenga, sebbene i dischi suonati lì vengono molto bene, però siamo sempre noi a farli suonare i dischi, quindi veramente quei dischi li hanno fatti suonare delle grandi teste. E io ricordo quel disco con grande amore, l'ho fatto con un patema perché non ci capivo niente, nel senso ero una musicista, però era il mio primo lavoro e mi sentivo un'aliena là dentro, insomma. Bello, bello però, no? Emozioni che tornano ogni volta che ci pensi. Molto, ma ero molto piccolina, Fabio. Guarda, infatti, io quando guardo le mie figlie, che hanno una quasi 16 anni e una quasi 13, e dico: accipicchia, L'età tua di allora. io a 16 anni ero già a Castrocaro con lo zainetto dietro le spalle, con tutti i libri per studiare la sera, e di giorno andavo a fare le eliminazioni per Castrocaro, no? Bisogna, ecco, stare molto vicini ai nostri ragazzi, perché sembrano grandi, ma non lo sono. Hanno bisogno di noi, hanno bisogno di tutta la nostra comprensione. Perché io ero veramente piccola, per un mondo di lupi, immaginati, discografici che facevano questo mestiere da 30 anni. Io appena parlavo sbagliavo, ma certamente, perché ero una cucciola, insomma, no? Senti, invece la tua canzone,
non necessariamente famosa, quindi scegli tra le svariate che hai inciso, che secondo te è stata più maltrattata, stata più non capita? Sicuramente pathos, pathos. Eppure arrivo quinta a Sanremo, mica arrivo male. Infatti si è classificata molto bene al festival, ma poi non fu capita immediatamente dalle radio. E quindi, diciamo, è sempre stata nei primi 20 della classifica radiofonica, perché poi aveva la spinta di A Casa di Luca, eccetera, però non è stata capita. Invece chi sento adesso mi dicono: ma quanto è attuale ancora Pathos quando suona? Però in quel momento evidentemente era passata la fase di A Casa di Luca, cioè il discografico e le radio forse si aspettavano che io facessi una nuova A Casa di Luca, ma li posso capire, perché quando fai un grande successo poi ti vogliono risentire con qualcosa di simile. Però io sono stata coraggiosa, fui in Tibet per un mese e tornando da lì avevo delle cose da dire, non potevo fare una fotocopia di A Casa di Luca, sarebbe stato come derubare i miei fan, no? Come dire: già questi soldi me li hai dati una volta, ti vendo una cosa che è uguale. Lo trovo orribile. Io ti faccio una cosa che sento, poi puoi apprezzarla o meno, però io sono onesta con te. Giusto, giusto, giusto. Senti Silvia, questo nuovo pezzo per chiudere insomma appunto questa intervista, questa bellissima chiacchierata, perché poi io le chiamo così, non sono interviste, è una chiacchierata, mi piace, come dico sempre, pensare che siamo davanti a un caffè e noi diciamoci la verità, ci sentiamo di tanto in tanto, siamo Diciamolo insomma, pure, siamo amici. moglie, grande affetto, sei stato anche mio ospite a Paraiso Radio e lo sarai spero anche nella prossima stagione da settembre in poi, perché guarda, lascialo dire a me, di teste parlanti ce ne sono tante, di teste pensanti e Non dire competenti, basta, basta, ti fermati qua, siamo avanti perché l'intervista riguarda te e io poi mi faccio rosso, non so accettare mai complimenti, è il mio grande, complimenti, regali, è il mio grande problema, ma lasciamo stare me da parte che non c'entra nulla. Questa canzone che hai però adesso hai fammelo lanciato in dire, una maniera sei che è un una po' persona estemporanea. veramente che scende dentro l'anima dell'artista. Ecco perché credo che gli artisti abbiano piacere a farsi intervistare da te, perché non è mai un'intervista banale, questo lasciamelo Ancora, dire. basta! Basta, basta. Ok, e dicevo, questa canzone è uscita in maniera un po' estemporanea, cioè nessuno si aspettava all'improvviso una canzone nuova di Silvia Salemi, così, a qualche mese da Chagall, tra l'altro, altro pezzo molto, molto, molto bello. Cosa ti piacerebbe, quale cammino ti piacerebbe facessi questa canzone? Guarda, io mi aspetto solo che la canzone venga ascoltata dal pubblico, perché penso che le canzoni devono avere la possibilità di, una volta che sono uscite dal nostro cuore, dalla nostra finestra, le abbiamo lanciate fuori nell'etere, devono arrivare alle persone. Il lavoro della canzone è arrivare alle persone. Quindi io vorrei che loro la condividessero, la sentissero, la facessero propria. Ecco, non ho altri desideri. Ti sono giunti già attestati di questo riguardo alla canzone? A parte il Per mio, a parte la mia recensione, la mia fortuna, pagella, insomma, che hai letto. sì, no, grazie, anzi, per fortuna Fabio, siamo nell'era, e questa è la grande cosa, la cosa positiva dei social, della condivisione immediata e anche del giudizio immediato. Quando vai bene, lo vedi e te lo scrivono e te lo dicono, così come quando vai male. Quindi devo dire, fino ad ora, molto sinceramente, ho visto un affetto intorno a questa canzone che non vedevo da tempo, perché i messaggi, alcuni, tutti i miei messaggi sono sempre chiari e diretti, però alcuni sono più miei e altri sono più per tutti, no? E questa canzone penso che tocchi un po' le corde di tante persone, cioè smuova tante teste e tanti cuori. Me lo auguro. Ultime due domande perché mi sono venute adesso mentre parlavamo. Allora, Silvia cantante, cantautrice, Silvia conduttrice TV, Silvia conduttrice radio. Mi dici una caratteristica diversa di queste tre Silvia o sono la stessa persona? Sono la stessa persona con un comune denominatore, stare con il pubblico, mettere insieme il pubblico, parlare al pubblico.
E ti dirò anche scrivere quel primo romanzo che ho scritto, e ce ne sarà un secondo, anche quello è stare con il pubblico, Scrittrice, quindi, perché eh? metti fuori una parte di te e la regali agli altri. E quindi credo nell'ottica che ci siamo detti prima di condividere, se c'è una cosa che accomuna quelle tre Silvia è il bisogno, la voglia di condividere e di stare con le persone. Io senza gli altri sono morta, cioè io adoro anche stare sola, pensare, riflettere, chiudermi in me stessa un po', ragionare, però sono momenti. Per il resto della mia giornata, la mia vita è per gli altri, quindi questo mi accomuna, questo accomuna le tre Silvie. Senti, noi sveliamo un altarino, ci siamo sentiti poco prima di questa intervista perché c'era una cosa impellente per te importante, che era Già. partecipare al corteo della grande Raffaella Carrà, che abbiamo anche celebrato su Music Italia, e quindi c'è Certo. insomma, il corteo in questo momento a Roma per i funerali poi previsti per venerdì addirittura, il Campidoglio, insomma, si è mobilitata la grande massa, lo Stato si è Regina. mobilitato per questa grande artista. Vuoi dedicare pubblicamente un pensiero tuo a Raffaella Carrà per noi di Allmusic Italia? Allora, Raffaella è stata la mia numero uno, la ricordo da sempre, mi ha insegnato praticamente tutto quello che so di televisione o che posso sperare di imparare ancora guardando le sue performance, ecco, l'ho imparato da lei, perché lei non improvvisava, lei studiava, lei poi faceva della sua preparazione un'apparente improvvisazione, cioè lei era talmente preparata di quello che aveva acquisito che tutto quello che lei poi faceva sembrava imparato lì per lì. Quindi non ti faceva pesare che era del centro sperimentale, non ti faceva pesare che faceva ore e ore e ore, anni e anni, anni di televisione. E quando io fui ospite sua nel 97 a Carramba, lei, io ero impauritissima dalla sua figura, no? Ma lei mi accolse come una mamma. E tra l'altro mio fratello, questo lo voglio dire, è stato uno dei suoi ragazzi di Carramba, boh, un carrambone, adesso fa tutto altro, fa un lavoro normalissimo, però all'epoca era, essendo un ragazzo, faceva il carrambone. E io tutti i giorni lo sentivo quando andava in prove con Raffaella e tutti i giorni andavo a trovare lui e Raffaella durante le prove. Lei era una chioccia con tutti. Quindi si conosce l'aspetto, diciamo, pubblico, l'aspetto artistico immenso di questa regina, ma aveva pur non essendo mamma, aveva una capacità, una maternità verso i giovani, verso i ragazzi, che era qualcosa di fenomenale e lo ha fatto vedere fino alla fine, non condividendo con nessuno il suo stato di salute. Questo è un gesto di generosità e di riservatezza assoluto. Non ha voluto far preoccupare nessuno, quindi adoro questa donna, la adorerò sempre. Grande icona, grande donna. Grande star soprattutto, perché anche per essere stelle ci vuole, tra l'altro, la cosa che avevi detto tu prima ai ragazzi, una grande umiltà, e Raffaella Molto. l'aveva, e questo era Poi lei non si importante. nascondeva, lei è stata in televisione fino a pochi mesi fa. Sì. Tra l'altro il mio produttore artistico, che è Francesco Tosoni, che saluto, è stato in collaborazione con lei per il programma che faceva per Rai 3, quello delle interviste, quello molto molto pregiato, quella bella confezione. E quindi insomma si stavano preparando per una no nuova edizione, per cui immaginate lei quante cose ha lasciato indietro, no? Non solo questa, ma tante tante altre, insomma. E tanti Beh, orfani. noi tutti, diciamolo, noi tutti. Eh sì. Silvia, grazie per essere stata con noi su Music Italia, grazie per averci raccontato questa canzone e anche un altro aspetto di te, della tua carriera e del tuo essere artista a 360 Bravo gradi. tu che tiri fuori bene le cose, però, guarda. Ancora! Poi dopo il direttore Longo dice Questo è un che altro diventa un motivo. autoreferenziale. Io non parlo con tutti, caro Fabio Fiume. Stai attento, Va io non bene, parlo con tutti. va bene. Incasso e porta a casa. Grazie Silvia Salemi. Ciao, un bacio. Un bacio a tutta All Music Italia e grazie sempre di essere così attenti verso la musica. Questa è una cosa che vi contraddistinguerà sempre. Ciao Silvia. Grazie, grazie.